Carissimissime amiche, carissimissimi amici, buongiorno dal vostro giocherellone che oggi vi porta Also Torment, o meglio vi riporta Also Torment. Perché ve lo riporta? Perché, come voi ben sapete, avevo già portato questo gioco circa un annetto e mezzo fa in versione Early Access. Questo gioco è un gioco che unisce Vampire Survivors a che cosa? Al mitico e fantastico Diablo. Andiamo a vedere, quindi abbiamo scelto un eroe, poi verranno sbloccati piano piano anche altri eroi. Il gioco è tutto quanto localizzato in italiano. Andiamo a entrare per prima cosa in questa caverna e vediamo che cosa possiamo trovare. Vedete la morte che gira, il grande teschio di mamma. Andiamo a vedere, vedete, abbiamo l'attacco automatico, quindi proprio come Vampire Survivors. Che cosa dobbiamo fare praticamente? Dobbiamo andare ad attaccare praticamente questi mostri e andare a recuperare delle gemme particolari. Intanto che le attacchiamo dobbiamo ovviamente recuperare questi oggetti ovviamente magici. Vedete ragazzi, possiamo andare a mettere delle migliorie piano piano che aumentiamo, acquisiamo dell'esperienza. Quindi l'esperienza qui non è fatta in maniera automatica distruggendo i nemici, ma deve essere recuperata attraverso appunto il recupero delle gemme legate appunto ai nemici stessi. Vedete un pochettino cosa sta succedendo. Abbiamo acchiappato un pochettino di mazzatiele al fine di andare praticamente a prendere questi oggettini. Notiamo che in realtà possiamo anche, mi sembra, fare delle corse sul posto al fine di andare appunto a scorzatura a 4 difese, a più velocità in movimento di base. Ecco qua, aumentiamo la velocità di base per evitare appunto i colpi. Ci spostiamo quindi da quest'altra parte qua, distruggiamo questi altri elementi, recuperiamo queste altre cose e guardate qui sopra che cosa anche abbiamo, che cosa abbiamo. Vedete che ci sono degli elementi da riprendere praticamente qui sopra, abbiamo degli elementi qui sopra da riprendere, vedete c'è una certa distanza da colmare e andiamo praticamente da quest'altra parte qua, distruggiamo questi scheletroncoli, vedete qui sopra che cosa c'è, c'è veramente di tutto e di più, quindi distruggiamo questi altri esseri. Nei bidoni possiamo trovare il bene, ma possiamo trovare anche il male, possiamo trovare addirittura delle monete. Andiamo a vedere, aumentiamo il nostro impeto in modo tale da ovviamente dare dei colpi sempre più ovviamente potenti e distruttivi. Abbiamo una distanza, vedete ragazzi, piano piano andremo anche addirittura a fare delle cose. Attenzione a questi piccoli slime, questi piccoli amici, o meglio in questo caso addirittura nemici. Vedete ragazzi, dobbiamo stare attenti perché questi qua vogliono venire da noi, vogliono venire con noi, ci vogliono mangiare. Abbiamo preso qualche cosa, vedete, abbiamo incendiato qualche altra cosa, vedete ci sono questi piccoli slime che praticamente sono con noi e stanno praticamente, guardate un pochettino ragazzi, lo vedete quel nemico è un nemico praticamente particolare, un nemico che ha una vera e propria barra sua della vita. Stiamo andando ovviamente verso il basso come potete notare e mancano ancora 100 passi, dovrebbero essere 100 passi per arrivare a una distanza appunto ragionevole ragazzi nel recuperare quello che in realtà ci serve. Quello che ci serve, andiamo a cercare di attaccare questi nemici, la nostra esperienza è ancora abbastanza bassa, ma noi quello che ci interessa ragazzi è prendere lo stendardo, avete capito bene, il grande stendardo che si trova appunto sotto questo lido praticamente. Andiamo a vedere che cosa possiamo avere. Scendiamo ancora di più in quota, ecco qua arrivano i denarilli che non bastano mai. Vedete ragazzi, dobbiamo entrare praticamente all'interno, eccolo qua, è uscito lui, il guardiano praticamente, scariche di fulmini, quindi andremo a mettere praticamente queste scariche di fulmini che ci permetteranno di scaricare appunto dei fulmini in maniera praticamente automatica
in modo tale da avere, pensate un po', qui aumentiamo il raggio di attacco dei nostri appunto colpi. E adesso, ragazzi, che cosa dobbiamo sicuramente andare a fare? Che cosa dobbiamo andare sicuramente a compiere? Vedete che questi ragazzi, questi energumeni, questi esseri assurdi, cercano di venire da noi. Qui dobbiamo stare attenti perché stiamo acchiappando delle mazzate napoletane veramente bruttarie. Le prendiamo più energia, più ovviamente elementi possibili. Vedete, velocità di attacco, aumentiamo quella che è la nostra velocità di attacco in modo tale da eliminare tutti questi incredibili mostri. Sopravvivere fino a 26 minuti, sono già passati 26 minuti in questa live, davvero, mamma mia ragazzi. E qui sopra guardate che è arrivato il bombolone, il ritorno dei bomboloni, gli scheletri malvagi. Andiamo a fare praticamente più qua 10% di impeto, più 10% di impeto da questa parte qua, perfetto. E andiamo a vedere che cos'altro possiamo fare. Vedi un pochettino, sono momenti sicuramente particolari. Prendiamo tutte le gemme possibili e, come potete notare, e ce ne andiamo da quest'altra parte qua. Sono è una vera e propria armata, come potete vedere. Stanno arrivando i diavoletti, addirittura qui sopra abbiamo una copertura più uno. Vedete, il bello di questo gioco, che ricorda tantissimo Diablo, ma è anche il Vampire Survivors, che forse un po' tutti volevamo. Guardate qui che cosa abbiamo, addirittura queste gemmone veramente incredibili. Piano piano infatti verranno poi dopo sbloccati anche degli altri personaggi, quindi andremo a sbloccare degli altri personaggi. Ce ne andiamo quindi a quest'altra parte qua. Possiamo qui sopra andare, pensate, un pochettino più raggio da mischia per gli attacchi da mischia. Quindi vedete, andiamo addirittura a colpire nemici molto molto distanti. Abbiamo ovviamente dei punti vita, però dobbiamo adesso andare a fare un'azione, ragazzi. Non dobbiamo demordere, ci prendiamo ovviamente i 15, abbiamo colpisci 25 nemici singoli. Vedete, ci sono degli obiettivi a volte anche nascosti. Colpisci 25 nemici singoli con forza di blocco di base, 10 critica extra. Con un singolo colpo, quindi andiamo ovviamente a distruggere questi scheletrini e ce ne possiamo andare. Qui sotto c'è un altro oggetto che possiamo ovviamente recuperare, vista la vicinanza con questo, vedete ragazzi, con questo essere. Possiamo fare determinate cose. Perfetto, ci spostiamo quindi a quest'altra parte qua. Vedete che cosa sta succedendo? Di tutto e di più, veramente. Ma è arrivato un bombolone, ragazzi, un bombolone che però adesso dovrà scontrarsi addirittura, vedete, con le schegge arcane, che sono ovviamente questi altri ovviamente miei attacchi. Come potete vedere, vedete, lui forse poi dopo rilascerà qualche cosa. Dobbiamo cercare sicuramente di evitare di averci a che fare. Evita, come tutte le persone a volte negative, ragazzi, le persone per noi negative, perché poi quando noi parliamo di persone negative non è detto che noi siamo noi buoni e le persone negative sono le cattive persone, sono solamente persone con le quali è meglio non avere a che fare. Quindi andiamocene quindi da quest'altra parte qua, distruggiamo i bariloni, prendiamo ovviamente i denari e riprendiamo ovviamente tutti questi punti esperienza, come potete vedere, che potevamo appunto andare a prendere, a distruggere. Li attacchiamo e distruggiamo ed annientiamo, praticamente annientiamo questi scheletroni, come potete vedere, e ce ne saliamo quindi da quest'altra parte qua. Ce ne saliamo da quest'altra parte qua, prendiamo questi soldini e incredibilmente, immediatamente, come potete vedere, ci spostiamo. Perché ragazzi, guardate un pochettino qui sopra che cosa abbiamo. Perfetto, ci spostiamo da questa parte qua. E guardate un pochettino, stiamo andando verso un grande impeto, ovvero quello là della battaglia contro gli scheletri. Abbiamo una criticità più 10 che continua ad aumentare. Quindi vedete, addirittura abbiamo preso qualcosa, forse un oggetto magico, un oggetto che mi ridarà una certa rigenerazione. Devo ovviamente stare attento a tutto questo e soprattutto vedete che il nostro piccolo boss o mini boss, quello che sta acchiappando, sono le mazzatielle, quello in basso
sua sinistra è la nostra energia vitale. Energia vitale, è aperso, mi dispiace, vedete, andiamo a prendere il forziere, guardate che cosa abbiamo fatto. Scegli una cosa, più 10 fissa per 10 movimento, più 10 fissa più 10 forza blocco, 10 danni di base, perfetto. E andiamo ovviamente a inserire questo oggetto qui dentro. Dobbiamo raggiungere però, come potete notare, quest'altro elemento, vedete in alto a destra c'è un altro elemento. Ovviamente ormai siamo veramente fortissimi, e poi piano piano verranno addirittura sbloccati altri incredibili personaggi. Mamma mia ragazzi, guardate qui sopra cosa succede, è veramente assurdo tutto questo. Non si è mai visto un videogioco alla Diablo così. Stiamo attenti perché veramente possiamo ricevere delle mazzatelle napoletane non da poco. Andiamo ad aumentare il raggio da mischia in modo tale da passare ovviamente. Guarda, aiuto i pazzi, i sacerdoti pazzi. Che cos'è questo coso praticamente? Vediamo un pochettino se possiamo. Ecco qua, vedete ragazzi cosa succede, sta succedendo veramente di tutto e di più sotto questo. Dobbiamo stare 80 secondi qui dentro, sempre se ce la faremo. Non dobbiamo però lasciarci andare da certe situazioni anche negative, appunto. Dobbiamo anche rigenerarci, vedete, abbiamo il fuoco, abbiamo l'impeto e dobbiamo andarcene praticamente da quest'altra parte qua. Ci sposteremo quindi quasi in orizzontale, cerchiamo ovviamente di recuperare un pochettino di energia perché non sappiamo poi il bello come appunto è anche la vita.